Il nostro culto prodigo ritorna. Bravo! Hai ritrovato la strada di casa. Che cos'hai per noi? La persona che cerchiamo è uno straniero. Viene da fuori Baghdad. Ne sei certo? Ne ho le prove. Collaborava con l'esattore e con il mastro di porto. Il primo si serviva delle guardie per estorcere denaro agli stranieri. Il secondo sequestrava le merci al molo. Capisco le estorsioni, ma perché i sequestri? Altri oggetti di quegli esseri antichi che venerano? Stanno cercando un raro fermaglio importato dalla Via dell'Est. Sarà uno degli oggetti in vendita al Dairat al-Mal. Un invito ufficiale all'asta. Ora sappiamo come entrare. Bel lavoro. Il nostro bersaglio deve essere qualcuno legato ad Al-Anka e a Al-Kullulu. Una persona molto vicina agli ufficiali. Corre voce che sia l'intendente della tesoreria. Di recente ha avuto un ruolo importante negli affari di Kark. Di certo una persona del suo rango si presenterà al Dairat al-Mal. Dobbiamo prepararci. Io andrò in avanscoperta. Vediamoci vicino al Suk quando sarai pronto. Non si sa molto di questa persona. Sottovalutare il nemico sarebbe davvero idioti. Preoccupata? Sarò molto cauto. Hai controllato il pannello? Ci sono nuovi contratti. Il piano è semplice. Entra all'asta e fingiti un mercante interessato a oggetti esotici. L'intendente della tesoreria vuole il fermaglio e sappiamo che sarà all'asta. Non vorrà farselo sfuggire un'altra volta. Quando il fermaglio comparirà, controllerò la folla e farò in modo di ottenerlo. Così mi assicurerò un incontro con l'intendente. Sono certa che tenterà di aggiudicarselo a ogni costo. Sì. Io cercherò di raccogliere informazioni sull'intendente prima che l'asta abbia inizio. Le voci su una persona di quel rango non mancheranno di certo. La prima piuma senza una testa. È compito tuo trovare il bersaglio. Non lasciarti distrarre da nulla. Concentrati sulla missione. Non giova a nessuno meditare su ciò che non esiste. La realtà è questa. Lo comprendo. Il silenzio giova molto al saggio, ma ancor di più allo stolto. Buona fortuna. Pensi che ci vorrà fortuna? C'è del marcio a Kark, intendente. Merci rubate, mercanti ricattati, stranieri tormentati. La corruzione è presente ovunque, ma tu ne sei al centro. Persino ora il tuo veleno si diffonde lungo la Via dell'Est, verso terre ancora libere dall'ordine. Ho saputo che brami un fermaglio, un oggetto all'asta al Dairat al-Mal. Giocherò a fare il rivale per privarti del tuo desiderio. Così uscirai allo scoperto.
Che cosa vedi? I malati senza possibilità di assistenza? Siamo trattati. Malayaha Guru Altavit. Vogliate? Cercate i vostri sintomi? Andrete in alfinale? Conoscerai Allah! Guidami, Enkidu. Ehi tu, fermo! Ma... qual è la tua fine? Aspetta un po', ora ti vedo! Guidano da me! Io ti ucciderò! Sei debole! Ti annienterò! La vedrai! Che cosa vedi? Basim, vieni! Sapevo che ti avrei trovato qui, Kong. Sai dirmi qualcosa sull'intendente della tesoreria? È qualcuno che lavora per il califfato. L'intendente? Credo di sapere qualcosa, ma come sai, non conviene dare informazioni in omaggio. Cosa vuoi che faccia adesso? Ah, sai già cosa ho in mente, vero? Vedi, fringuellino,
Il Dairat al-Mal è un evento importante non solo per l'alta società di Karh, ma anche per i ladri. Ti hanno portato via qualcos'altro? Ah, un prezioso piattino di ceramica. Ce l'ha Luca. È sempre stato invidioso di me. Hai idea di dove sia? Sapevo di poter contare sul tuo aiuto. Dovresti trovarlo nelle casse vicino al suo banco. Torno subito. Hai sentito del parapiglia che si è scatenato ai banchi laggiù? Ancora Luca e Com. Deve essere il banco indicato da Kong. Ora devo trovare il piatto. Non può che essere un piatto di Kong. Ora forse si deciderà a dirmi quel che sa sull'intendente. Movimenti sospetti sui tetti. Orsù, venite! Salite le scale e osservate la mia merce! Non si è mai visto nulla di simile a Baghdad! Esclusivi manufatti Esa! Orsù, venite! Salite le scale e osservate la mia merce! Non si è mai visto nulla di simile a Baghdad! Esclusivi manufatti esotici dalla Cina! Solo per voi! Non esitate! Avvicinatevi e ammirate la mia pregiata mercanzia! La pace sia con voi. Manufatti cinesi, avete detto? Sì, amico mio, siate il benvenuto! Troverete certamente qualcosa di interessante. Fili meravigliosi, più lisci della pelle di un neonato,
Un'offerta speciale solo per voi. 3 al prezzo di 2. Dovrei controllare altre merci. Cercate oggetti di pregio, Sadiki? Ho del vasellame che giunge dall'estremo oriente per l'asta. Vasi rari, eleganti tazze da tè, ma il mio tesoro è il fermaglio. Ha incuriosito anche l'intendente della tesoreria. Il fermaglio, avete detto? Dov'è? Sta per essere venduto all'asta. Se desiderate acquistarlo, portatevi una borsa piena di monete. Un fermaglio dall'est. Credo sia l'oggetto che Al-Kullulu cercava per conto dell'intendente. Devo cercare di recuperarlo all'asta. Ecco. Il fringuellino colpisce ancora! Proprio il pezzo che mancava alla mia collezione. Pensavo che questo fosse tuo. Ora lo è. Comunque, sta a sentire. Stavo bevendo il mio tè pomeridiano quando ho sentito due donne che parlavano di una consegna eseguita per il Dai Ratta al Mal. Si trattava di una veste elegante per l'intendente con ricercati ricami orientali. Tieni gli occhi aperti. Veste orientale. Grazie, Kong. L'intendente è una persona originaria dell'est. L'intendente non è persona che apprezza i ritardi. Ripeto, l'intendente... Possiamo avere fretta, sai, Dati? L'intendente non ne sarà felice. E nemmeno io. Lo so bene. La creazione del profumo è complessa. Stiamo facendo il possibile. Il possibile non è abbastanza. Venite. Parliamo altrove. Anche i muri hanno le orecchie. Quella donna parlava dell'intendente. Devo ascoltare da vicino. L'intendente adora il Kina, come ben sai. Non può tollerare che una trentina di bottiglie sparisca. Se le scorte vengono pronte al porto, la produzione si fa più lenta, sai, Dati. E alcuni incidenti hanno contribuito a complicare la situazione. Tu continui a non dirmi cosa ci manca di preciso. Il sangue, mia signora. Il sangue è essenziale nel profumo. È ciò che rende il Kina così speciale. Dobbiamo procurarcelo. Parlerò con il califfo. Vedrò cosa possiamo fare. L'intendente dovrà pazientare per le sue scorte. Il profumo sulle lettere dell'esattore. Credevo che odorassero di ferro. Invece era sangue. Questa donna potrebbe essere molto vicina al califfo. Assalamu alaikum, Saidati. Wa alaikum assalam. Non ho potuto fare a meno di ascoltare, Saidati, riguardo al profumo. Non è molto cortese origliare, ma poiché siete un ammiratore, siete perdonato. Il mio nome è Kabiha. Sono la creatrice del Kina. È una fragranza unica. Rosa, miele, sandalo. E se avete sentito, una punta di sangue. Sangue.
Avrei dovuto capirlo. Credevo che fosse ferro. Il sangue viene dal ferro, non è così? Ma proprio per questo dettaglio non è facile disporne in grande quantità. Se è un profumo così esclusivo, sarà molto popolare tra gli ufficiali. Credo di averlo percepito vicino all'intendente. Ning usa il kina. È inebriata dal suo aroma misterioso, come molti altri. Curioso. Voi non mi sembrate un appassionato dell'arte della profumeria. Non è saggio giudicare sulla base delle apparenze. Vero. Ditemi, come vi chiamate? Basim. Basim. Non voglio farvi perdere altro tempo. Vi auguro una felice permanenza al Dairat al-Mal, Saidati. E così l'intendente è una lei e si chiama Ning. L'asta dovrebbe iniziare tra poco. مرحبا السلام عليكم ياساس نيهاو سالفي È di nuovo giunto il momento in cui potrete soddisfare le vostre voglie più nascoste e acquistare ciò che Allah ci mette a disposizione. È con immenso piacere che do il benvenuto a tutti voi, stimati partecipanti, all'annuale Dairat al-Mal. Il primo oggetto nella nostra affascinante lista di particolarità esotiche è una splendida statua che proviene dall'India. Realizzata in avorio dagli artigiani più abili, conferirà grande eleganza ad ogni ambiente. Oh, ma cosa abbiamo? Già un offerente? No, due! E la statua va... Terza offerta! Qualcuno vuole offrire di più? No? Venduta! Il pezzo va all'incantevole signora. Ora abbiamo un oggetto di rara bellezza eterea. Questo fermaglio per capelli giunge dall'est. Osservate quanto è dettagliato il drago. Un bellissimo pezzo da collezione e il dono ideale per ringraziarvi una dama a voi cara. Dunque, quanto vale questo pezzo per voi, amici miei? Uno, per l'intendente che ci ha onorati della sua presenza. Ning. L'intendente. Due! Chi altri? Abbiamo un terzo qui! Ah, il signore rilancia! Numero tre, che cosa farete? Quanto bramate questo oggetto, amici miei! Assecondate i desideri del vostro cuore! Nessun altro? Venduto! Al prestante signore con la barba. Questo fermaglio è vostro, Saidi. E ora il terzo pezzo. E vi ringraziamo nuovamente per avere reso il Dairat al-Mal un successo. Vi auguro borse piene di denaro e cuori colmi di desiderio. L'avete vista? Quale calma! Quale grazia! Fakala! Maza an Ya'qub ibn al-Layl, alladhi yud'a al-Saffar? Ara min al-Khalaf. Ho un appuntamento con l'intendente. Fammi passare. Spiacente, ho ricevuto ordini precisi. Niente spilla, niente ingresso. Sai chi sono io? Ho bisogno di parlare con l'intendente. Sono stato convocato.
La pace sia con voi. Sono qui per vedere l'intendente. A che proposito? Ho un dono per l'intendente. Desidero vederla. L'accesso è consentito solo ai membri del Soldo d'Avorio. Niente spilla, niente ingresso. La pace sia con voi. Ancora voi? Ho un dono per l'intendente. L'accesso è consentito solo ai membri del... alla Gilda dei Mercanti. Ecco, guardate. Ma quella prova non vi dà diritto a 3 borse di zafferano, a 2 di vaniglia e a 1 bottiglia di miele se non avete denaro. È inaccettabile. Ah, che perdita di tempo. Salò? Clienti difficili? Non più del solito. Questa gente del Soldo d'Avorio si comporta come se fosse unta dal signore. Il Soldo d'Avorio? E io non dovrei parlarne. Qualsiasi informazione mi sarà utile. Beh, non vi farà male sapere ciò che so. Il Soldo d'Avorio è una gilda di mercanti esclusiva. Hanno una spilla che dà accesso ad alcuni luoghi. Come si ottiene questa spilla? So che soltanto i mercanti più stimati fanno parte della gilda. E che l'invito deve necessariamente giungere da un altro membro. Credono di avere un prestigio tale da potersi prendere tutto senza pagare. Avete mai visto una tale boria? C'era da aspettarselo, Akkarh. Grazie. Salute! Volete delle spezie? Niente spilla, niente ingresso. Eccoti! Mi sta attendendo! Consorzio esclusivo di mercanti dell'alta società. Avrei dovuto immaginare che esistesse. La sala delle antichità è il rifugio dell'intendente. Devo riuscire a entrare.
Che strano. Deve essere la spilla del soldo d'avorio. Brilla o entrambi gli oggetti. Ora la guardia dovrà farmi entrare. La pace sia con voi. Ancora voi? Che c'è ora? Ho qualcosa che le interessa. Un fermaglio cinese venduto all'asta. E ho anche la mia spilla, ecco. Molto bene, potete entrare. Da questa parte. Sono emozionato all'idea di incontrare l'intendente. È un onore. Lo è, Saidi. È sempre occupata e per questo si concede solo in rarissime occasioni. Non ho mai visto tanti tesori in un unico luogo. Fattura scadente. Mi chiedo se tutti all'esperto che sostiene. È un piatto inestimabile, parola mia. Intendente Ning, se solo voi... Va, lascia andare. Ma togliti quel piatto. I mani del sud potranno usarlo per... Donna incontentabile. Chi entra lì dentro rischia di farsi mordere. Vi prego di non parlare dell'intendente in modo inopportuno. Potete entrare. Siete una faccia nuova? Mi chiamo Basim. Sono appena giunto a Baghdad. Ma non per commerciare. Mi occupo soprattutto di antichità. Dunque voi avete buon occhio per i dettagli. Cosa avete per me, Basim? Lo sapete molto bene. Un uomo che fa sul serio. Venite, mostratemelo. Stupendo. Avete mai visto un tale oggetto? Così delicato e perfetto. No. E con mia sorpresa neanche voi, pare. Io adoro i fermagli. Quando ero bambina, io e le mie sorelle legavamo i capelli con dei rametti e li ornavamo con sassolini. Fingevamo che fossero gemme rarissime. Non avevamo nulla, ma ci sentivamo ricche. La gente mi chiede udienza per molte ragioni. Chi vuole consigli, chi brama potere e chi chiede favori. Voi perché siete qui, Basim? Essendo anche io un collezionista, ho sentito parlare molto di voi e dei vostri gusti eccentrici. Sono curioso. E c'è anche chi dice che sono fortunata. Odio quella parola. Quando arrivai a Baghdad, ero in cerca di fortuna, come tanti altri. Oggi tengo in pugno persino l'Oriente. Ho lottato con le unghie e ho stretto i denti mentre gli altri si arrendevano. Io non disdegno qualche cicatrice e un po' di sangue. Tuttavia, anche voi avrete avuto
delle conoscenze che vi hanno permesso di fare strada. In realtà ognuno può contare solo su se stesso e su nessun altro. Tutto prospera quando la famiglia è in armonia. Famiglia? Una parola senza senso. È un concetto futile. Solo l'individuo può percepire i sussurri della propria anima e accettare se stesso. Noi non viviamo soli. Eppure moriamo soli. In fondo, siamo semplicemente e assolutamente soli. Devo tornare allo studio. Ma chi? L'intendente è morta! Guarda! Aiuto! È ucciso l'intendente! Ora si vede! Morirai! Stanne certo! Qualcuno la pagherà per questo!
رأيت أجمل Basin, com'è andata? Nelle strade non si fa altro che parlare dell'asta. Le voci corrono. Era una donna. Ning. Una donna al comando. L'avranno odiata in molti. Odiata e venerata, in parti uguali. Non mi sorprende che fosse così riservata. Ora tutti gli alti ranghi di quella marmaglia se la faranno sotto per paura che tocchi a loro. L'ordine non si fermerà qui. Se ha raggiunto l'Oriente, non sappiamo fino a dove possa diffondersi. L'hai visto? Il Jin? Io... Ora se n'è andato. Se n'è andato. Riposati finché puoi. Non abbiamo ancora finito. Ricorda di controllare i contratti sul pannello. La pace sia con te, Rebecca. Mm? Che c'è? Per ora... Salve. Salute. Hai qualche... Da un'occhiata. È tutto? Forse puoi... Ecco che...
È tu. Sono io. Cittadini di Baghdad, i nostri studiosi avvertono che le probabilità di inondazioni lungo gli argini del Nilo sono molto alte. Cittadini, alla luce delle recenti accuse di corruzione rivolte ad alcuni giudici, il Califfo desidera rammentarvi che ogni reclamo relativo all'applicazione della legge del Califfato dal mancato riguarderà ogni caso sulla dovuta considerazione. No, non adesso. Cina, sono pronto. Mm.
Il mio cuore, Sadiki, è debole. Lasciate che cerchi aiuto. O forse c'è un dottore da cui posso portarvi. Troppo tardi. Ma ho ancora così tante cose da fare. Il mio capolavoro, un trattato sugli astri celesti. Devo portarlo alla Casa della Sapienza, altrimenti verrà attribuito ai miei rivali. Se desiderate, posso consegnare il trattato per voi. E poi c'è il mio amato figlio. Oggi abbiamo discusso molto aspramente. Senza il suo perdono, io non... Andrò a chiamarlo perché possiate riappacificarvi. No, prima il trattato. Aiutatemi a recuperarlo, vi prego. Sarà fatto. Mio padre era un architetto. Anche lui fu derubato dei suoi meriti. بيدرسم لمثل هذا الفيلسوف. لكن ماذا يحدث؟
Ah, avete molti libri qui. Non consideratemi un libraio. Io sono uno scrittore. Molte di queste sono mie opere. Ma sono anche un collezionista. Questa città custodisce tomi rari e antichi. Se doveste trovarne uno, portatemelo. Saprò ricompensarvi adeguatamente. Ah, molto bene. Sono certo che nessuno sa di questo libro in città. Se doveste trovarne altri, io sono qui. Thank you.
Fammi usare i tuoi occhi. Thank you.
Andiamo! E dai, dammi! Qui non c'è niente! E la pagherai! Inferno, sicurezza! Mi servono i tuoi occhi, amico mio. Scavo enorme. Scavo enorme. Ma è il suo scopo. Ci sono dei mercenari di guardia. In questi scavi hanno trovato qualcosa. Dov'è la nostra paga, capitano? Avremo la nostra paga. In un modo o nell'altro. Sei tu il capo di questa banda di consumati guerrieri? Vi pagano bene, suppongo. Non quanto dovremmo essere pagati, questo è certo. Vorresti fare un lavoretto per me? Forse. Di che cosa si tratta? Vedi quei distinti uomini del califfato? Mi servirebbe una mano. Penseremo a qualcosa. Parli davvero mercenario? Eccoti un segno di apprezzamento. Ehi, io faccio il mio lavoro. Non c'è molto da rubare, ma meglio che niente. Ma che cosa ti ha preso?
Un'opera grandiosa, amico mio. Cercate qualcosa per conto del califfo? Questo non ti riguarda. I resti degli antichi imperi mi intrigano. Ti dispiace se do un'occhiata in giro? Guarda tutte le rocce che vuoi, ma non toccare strumenti e forzieri. Non mi sognerei neanche. Questo caldo mi uccide. Vai, e chiedi. Questo caldo mi uccide. Mi viene da vomitare. In ogni caso, sta lontana dal dottor Hassan. Sì, lo so. Via, ora! Guarirei nel nulla, come tutti gli altri. Da pagare, come se dipendesse da me. Ma ricordati che dobbiamo fare il rapporto al comandante prima della fine. Nulla di importante qui. Continuerò a cercare. Sotto al sole cocente, grazie a quei geni della Casa della Sapienza. Questo è un lavoro sporco e pericoloso. Turberemo gli spiriti degli antichi infedeli. Thank you.
Il dannato studioso si porta dietro tanti... necessario. Ma chi? Che Allah abbia pietà di te. Niente. Spero di trovare altri forzieri qui intorno. Ho deciso di andare a caccia con Jawad. Un certo dottor Hassan ha scritto ad Ahmad. Credo che si trovino entrambi all'ospedale. Un famoso inventore e un dottore. Un famoso inventore e un dottore che lavorano insieme. Ci deve essere un collegamento. Ehi! Hey!
Di Maristana, luogo di ritrovo dei guaritori di Baghdad. Troverò il dottor Hassan e lui mi condurrà ad Ahmad. Devo riuscire a entrare nell'ufficio del dottor Hassan. העלייה במיסים פגע בנו די קשה. Ah, non ce n'è bisogno. ايها الكلب لا تصلح لي شورت يا كلب انت كل ما جيت
Una bella cicatrice. Bastava un dito qui là. Finalmente ho sentito cantare. Riposa in pace. Ho alzato le orecchie a sette di loro. Prima ho abbattuto il loro. Thank you.
La prossima. Andrà così bene. Niente. Eccoti! Pagherai! Concentrati! Ho un messaggio da Walid. Domani saremo di qua. Ma che sembra ci siano problemi. Abbia pietà di te. Hey!
ti farò soffrire! Simbolo dell'ordine. Questo dimostra che il dottor Hassan è uno di loro. Questa lettera lo prova. Hassan ha a che fare con l'ordine. Studiosi ustionati. إدارة بيت الحكمة؟
prossima volta non ti andrà così bene. Non ci sfuggirà! Andate! Alcuni studiosi della Casa della Sapienza si sono ustionati cercando di salvare i libri. Ci serve quella stanza per assisterli. No, quello è il laboratorio del dottor Hassan. È chiuso e nessuno può entrare. Così dovremmo lasciare i feriti qui fuori. Qualcuno vuole rispondermi? Vi prego di abbassare la voce. State agitando i pazienti. Il dottor Hassan tiene chiuso il suo laboratorio. Mi chiedo perché. Cosa? Sono i miei metodi a non funzionare, ma solo il meccanismo. Servono altri soggetti. Il dottore è morto. Ora devo trovare Ahmad per risolvere questo mistero. Basim, cos'è successo qui? Dov'eri finito, Ahmad? Ero in giro. Sono sempre in giro.
Vuoi dirmi che cosa è successo? Tu sai che quest'uomo lavorava per l'ordine? Mi ha fatto chiamare settimane fa, dopo aver trovato qualcosa nel deserto. Una specie di antico meccanismo. Gli servivo per... E non hai fatto domande! Non chiedo mai quando si tratta di lavoro. Tu sì? Parlami di questo meccanismo. Apre un varco nella mente. Un varco verso il mondo antico. Sembra quasi che questo meccanismo apra le porte della percezione. Hai potuto vederlo tu stesso? No, ma ho ascoltato coloro che lo hanno visto. Sono perduti, Basim, perché credono di aver visto la realtà. Credono di fare parte di questo mondo antico. Non sapevo che dietro ci fosse l'ordine. Altrimenti mi sarei subito rivolto a te. Mi sono fatto prendere. Mi conosci? Sai come sono fatto, Basim? Lascerai questo luogo e tornerai allo studio. Se non parlerai, nessuno saprà nulla. È un delitto che la conoscenza finisca sempre nelle mani sbagliate. Non credi, Basim? Che disordine. Dei piantaggi. Ma questo è un ospedale, dopo tutto. Questi diagrammi non mi interessano. Dovrei tornare allo studio. Accademica ancora la sera. Hai visto? Il guerriero di re. La lancia.
فلتصحبك السلامة في رحلتك. Basim! Sapevo che eri tu. Non sei solo ad avere un'ottima vista. Dimmi, Tabid, hai riempito le strade di occhi e di spie? È questa la vita del Rafik. Senza le mie conoscenze, dove saremmo ora? La conoscenza è uno strumento, un'arma. Può fare del bene o del male. L'ordine se ne serve per fare del male. Che cosa hai scoperto? La corruzione avvolge la casa della sapienza. Stanno usando un libro antico per costruire un oggetto maligno. Ho sentito delle voci su quel marchingegno blasfemo. Lo chiamano la grande opera. L'ordine fa esperimenti sulle persone. Mortali. Per ora li ho fermati. Ma c'è qualcuno di nome Al-Rabisu che trama nell'ombra alla casa della sapienza. Hai una vaga idea di chi possa essere Al-Rabisu? Ho dei sospetti sul gran sapiente, Fasil Fahim. Quel vecchio cadente. Gli indizi mi portano a crederlo. Potrebbe essere. Presto la Casa della Sapienza ospiterà un grande simposio. Un raduno informale di studiosi. Lezioni, banchetti e discussioni. Ci sarà anche la grande Arib. Va e scopri chi è questo Fasil. Ma trattieni la tua lama al simposio. Non è tempo di rivelare la nostra presenza. Ma se Fasil è colpevole ed è solo, allora dovrai colpire. Però devi esserne certo. Agirò solo se ne sarò certo. Basim!